10 minuti dopo le 16 in diretta dagli studi Fabrizio Frizzi, Remigi Cavia della Cialtromante. Sigla! Allora, buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Memo. È un piacere. Se il futuro vuoi sapere, sì? Da brividi a sedere, lei tutto ti dirà, ma sarà la verità. Questo è il mazzo di carte speciale di Bellamà, sì. Carte napoletane come me che sono una napoletana. Quindi ora le mischiamo. Purtroppo non si possono mischiare in altro modo. Sono molto legato a Napoli, sai? Sì, ma Napoli è bellissima. Mia moglie era napoletana. Ah! Lucia Russo. Vabbè, il Russo è un cognome. E anche Lucia. Santa Lucia, lontana me. E se n'è andata. Vabbè, però è sempre qua con te. È partita per un lungo viaggio e prima o poi la raggiungo. È sempre con te. Metti una mano sopra. Eccomi. Ok. Ora adesso io apro le carte. Sì. E tu me ne scegli tre. Tre. Mi raccomando. Uno. Una. Due. Due. E tre. E tre. Olè! Allora, Memo, ho sì. detto che oggi con te voglio inaugurare un nuovo argomento, lo stato d'animo. Vedremo un po' il tuo stato d'animo. Mi scegli una carta, una di queste tre. Questa. Aspetta, non la girare. Non la Allora, questa carta. Fatemi sentire perché. Questa carta, devo sapere, mi racconta qualcosa di te. Sì. Io vedo uno stato d'animo frizzante, sì. frenetico, sì. un po' galoppante, come se dentro di te avessi veramente un cavallo ancora non domato. Cioè che sta proprio, che vuole correre, correre, correre libero. Ma sai che è vera questa no, cosa? No, è vero. È vero. Questa carta Ragazzi, me lo è dice. Vera. E quindi io penso che tu farai tante cose ancora che nemmeno tu ti aspetti, perché tu hai un animo giovane, un animo veramente che vuole ancora conoscere, curioso, vuole esplorare. Quindi, ok. Avanti così. Ora possiamo. Vedere il futuro o il lavoro? Il futuro. Il futuro, sceglimi la carta. Perché Ole! Ragazzi, un attimino, ce la terziamo un attimino, perché questo è importante, il futuro, lo so. Avendo un attimo solo. Scusate, lasciatemi intervenire un secondo perché è fondamentale il mio futuro. Certo. Avendo una certa, capisci che. Ma non è mai una vero certa. Vero signore? Perché. La vita no, continua sempre. No, lo so benissimo, però. Se... Denari? Oggi ci sono delle vibrazioni sì. incredibili in questo studio. Sì. Guarda, io vedo nel tuo futuro, ma una campagna senza confini. Lo sai che cosa vedo? Vedo tipo quelle campagne inglesi dell'Inghilterra meridionale, tipo Kings About, un paesino.
dove non succede mai nulla, ma dove tu porterai la tua arte, la tua musica, e sveglierai tutti quanti e diventerà un paese dove si ballerà, dove si canterà, dove ci sarà di tutto. Va bene, però nel frattempo dormono tutti, io li risveglierò. No, tu con la tua arte... Ah, con la mia li sveglio. Creerai... Creerò delle atmosfere più Luigi straordinarie. Straordinarie. Ora vediamo il lavoro. Il lavoro? Okay. Beh, ma scusa, il lavoro già mi è arrivata una bellissima notizia. E allora cosa vuoi vedere? Io non guarderei neanche la carta. No, cosa vuoi vedere? Vediamo un'altra cosa. A proposito di lavoro, mi inserisco. Abbiamo sbagliato le date. Sì. Da mercoledì 20 marzo, Memore Migi e Rita Forte cureranno in apertura Tutti cantano gli anni 60 e 70. Scusate. Allora cosa vogliamo vedere? Vogliamo vedere un po' Mimmo proprio che cosa sta pensando in questo periodo. Cosa sto pensando? No, non te lo dico io. Ok? Ah, cioè tu devi... Ok? Voglio vedere... Certo. No, beh, voglio io sono la cialtromante. Cos'è? Allora... Cosa vedo che in questo momento gira nel tuo cervello già da un po' di tempo? Sì. Io ti vedo che scrivi, scrivi tantissimo. Sì. Ogni giorno metti qualcosa su carta, dei pensieri, scrivi brani che possono diventare musica. E un'altra cosa, io penso che tu stai pensando di creare un bestseller. Un libro che... Cosa? Un best seller. Che sarà un libro che sfonderà. Sfonderà. Le classifiche, ovviamente. Sarà un libro. No, sfonderà le classifiche. Sarà un libro molto pesante. No. Sfonderà. No, no, sfonderà tutte le classifiche. Ragazzi, invito alla sobrietà nel vocabolario, hai già dato in materia. No. Basta! Basta! Allora, che scalerà le classifiche di tutti gli scrittori d'Italia e del mondo. Che Dio ci protegga in questa rubrica. Allora, la cialtromante Brigida Mossa!